Ora vediamo come funzionerebbe, dovrebbe funzionare questo motore Stirling nel caso che io ho chiamato ideale, dove per ideale intendo che i pistoni si muovono uno alla volta. I pistoni sarebbero il vero e proprio pistone di lavoro e il dislocatore. Mentre invece, come abbiamo visto nelle applet virtuali, nelle simulazioni virtuali, i due, chiamiamoli pistoni, si muovono contemporaneamente. Dopo vediamo meglio come appunto avviene il movimento contemporaneo. Adesso immaginiamo per semplicità che si muovano uno alla volta. Sappiamo che il motore Stirling è composto da due isoterme e due isocore. Immaginiamo di partire dallo stato A, il gas è già stato riscaldato. Quindi il dislocatore si trova a destra e l'aria si trova dalla parte della fiamma. La fiamma sta qua sotto nella parte di sinistra del cilindro di compressione, che è questo qua a sinistra. Inoltre all'inizio il volume dell'aria è al valore minimo V1. E infatti il pistone di lavoro è tutto arretrato a sinistra, quindi l'aria si trova al volume minimo, che era di 32 cm cubi. Siccome vogliamo realizzare l'espansione isoterma, facciamo arretrare il pistone di lavoro. Però il gas, cioè l'aria, deve continuare a stare in contatto con la sorgente calda a temperatura T2. Quindi idealmente il dislocatore non deve spostarsi, deve rimanere sulla destra del cilindro di compressione. In questo modo l'aria rimarrà dalla parte della fiamma, rimarrà a sinistra e potrà assorbire il calore Q2, che è il calore che viene assorbito dall'aria durante l'espansione isoterma, assorbito dalla sorgente calda, cioè dal termostato, che in questo caso è la fiamma che si trova qua, sorgente calda T2. Vediamo infatti che l'aria assorbe questo calore Q2 e contemporaneamente si sposta intorno al dislocatore per andare ad occupare il volume del cilindro di lavoro, così da aumentare il volume complessivo, che passa da 32 a 44 cm cubi. Durante questa trasformazione a isoterma l'aria produce un lavoro trasformando il calore assorbito. Infatti il volume del gas aumenta, quindi l'aria produce un lavoro motore trasformando in lavoro il calore assorbito dalla sorgente calda. Passiamo quindi alla seconda fase, che è il raffreddamento isocoro, cioè da B a C. Dobbiamo bloccare il pistone al volume massimo, il pistone di lavoro, e raffreddare l'aria, che cederà una parte di calore, cioè una certa quantità di calore QBC. Quindi vediamo che dallo stato B allo stato C il pistone di lavoro viene bloccato al volume massimo. E per raffreddare l'aria senza cambiare il suo volume, il dislocatore avanza da destra verso sinistra, come vediamo in questa immagine, in modo tale che l'aria sia costretta ad arrivare a spostarsi dalla zona della fiamma alla zona della sorgente fredda, dove c'è l'impianto di raffreddamento qui rappresentato da queste due barrette blu. Quindi in questa maniera l'aria si raffredda, mantenendosi al volume massimo. Leggiamo infatti: mentre il volume dell'aria resta fissato al massimo valore V2, il dislocatore avanza scoprendo la sorgente fredda. L'aria scorre verso la sorgente fredda, si raffredda cedendo il calore QBC. Abbiamo quindi realizzato il raffreddamento isocoro a volume massimo. Ora siamo nello stato C, vogliamo realizzare la compressione isoterma con cessione di calore. Per farlo dobbiamo diminuire il volume dal valore massimo al minimo, mantenendo però l'aria a contatto con la sorgente fredda. Perciò il dislocatore non si muove, rimane a sinistra, in modo che l'aria sia costretta a stare in contatto con la sorgente fredda. Intanto il pistone di lavoro però arretra in modo da diminuire il volume complessivo del gas da 44 a 32 cm cubi. Vediamo infatti questo pistone che ha ridotto il volume complessivo a disposizione dell'aria. Il gas riceve energia sotto forma di lavoro di compressione, ma se ne libera cedendola tutta come calore Q1 alla sorgente fredda. Vediamo infatti l'aria che cede calore alla sorgente fredda. Infine adesso l'ultima delle quattro trasformazioni, il riscaldamento isocoro di A. Siamo infatti in D, il volume è al minimo, dobbiamo mantenerlo al minimo e riscaldare l'aria. Per questo motivo il pistone di lavoro non si sposta dalla parte sinistra, quindi il volume dell'aria rimane al minimo 32 cm cubi, ma per riscaldare l'aria il dislocatore arretra in modo da lasciare l'aria andare verso la sorgente calda. Quindi l'aria abbandona
la sorgente fredda, il dislocatore arretra e l'aria si sposta in avanti dove c'è la fiamma e quindi assorbe calore QdA, che è questo calore assorbito qua. Qua sotto vediamo il ciclo del motore di Stirling tra il volume minimo V1 e il volume massimo, con la precisazione che in questo schema il pistone di lavoro e il dislocatore si muovono uno alla volta. Infatti abbiamo visto che prima il pistone di lavoro va verso destra aumentando il volume dell'aria, ma il dislocatore rimane fermo. Poi si muove solo il dislocatore, ma il pistone di lavoro rimane fermo. Quindi si blocca il dislocatore, il pistone di lavoro arretra e schiaccia il volume, e infine si ferma il pistone di lavoro e arretra invece il dislocatore per riscaldare il gas. Quindi sono tutti movimenti singoli, alternati, per cui quando si muove il dislocatore non si muove il pistone di lavoro e viceversa. Pistone di lavoro e dislocatore si muovono uno alla volta.